Quando si pensa a Napoli, per associazione mentale, ciò che viene in mente sono la pizza, gli spaghetti ed il caffè. E dopo i numerosi tentativi di emulazione delle eccellenze del Made in Italy e dei prodotti campani, nasce ora l'esigenza di tutelare il caffè espresso napoletano. Con la classica moca o dalla macchina da caffè, l'espresso napoletano è parte del patrimonio partenopeo e come tale va tutelato. È questo l'obiettivo dell'associazione Espresso Napoletano, che avrà sede presso lo storico Caffè Gambrinus. Sì, è un'associazione nuova, nasce dopo il servizio, diciamo, negativo di Report, che però ci ha aiutato a costituire questa importantissima associazione. L'associazione tutelerà il caffè espresso napoletano, ma anche la figura del barista, che è molto importante. Prerogativa della nostra associazione sarà quella della formazione. Chiunque si iscriverà alla nostra associazione Espresso Napoletano riceverà in omaggio un corso per il barista. Quindi non più brutte figure in giro per l'Italia, ma altissima formazione. Altro obiettivo sarà quello di creare dei veri e propri tour all'insegna del turismo, delle opere d'arte e dell'enogastronomia partenopea. E si aggiunge alle tante iniziative, a questo fermento di consapevolezza delle proprie potenzialità, il turismo vola, il binomio turismo e beni culturali inteso come unico grande volano di sviluppo, una legge che riordina il sistema, e credo che tutti questi temi, come quella dell'associazione del caffè espresso, sia un momento di rappresentazione di uno stile di vita, di un modo di essere, di un momento culturale, di approccio. La tazzina di caffè ha una lunga storia culturale e questa mattina nasce qui al Gambrinus, simbolo della spiritualità del caffè e della cultura. Una idea tenace, non è un caso forse che a portarla avanti sono dei ragazzi giovani della nostra città, Nando e Massimiliano, che hanno deciso attraverso l'associazione di autotutelare un patrimonio fortissimo che è quello del nostro caffè, e a me interessa tanto perché questi sono percorsi di occupazione e di formazione per i ragazzi napoletani, quei ragazzi che vogliono restare nella nostra città e che non vogliono trovare occasioni di lavoro all'estero, ma che quindi noi come istituzione dobbiamo dargli gli strumenti per farlo. Ed oggi c'è un grande strumento che questa associazione, che ha il carisma dell'unità, metterà insieme tutti gli addetti e gli operatori del settore per tutelare il nostro caffè, ma soprattutto mi piace pensare che tutelerà il nostro futuro, quelli anche dei ragazzi che magari in un settore così importante vogliono formarsi e vogliono diventare dei lavoratori. Questo fatto di aver costituito un'associazione Espresso Napoletano, di porsi l'obiettivo di un disciplinare, di fare formazione, corrisponde ad un'esigenza. Inoltre, abbiamo chiuso definitivamente, spero, l'era nella quale era, diciamo così, un fatto importante poter mangiare lo stesso prodotto in Alaska come in Argentina. Mi riferisco evidentemente a tutta la cultura dei burger e quant'altro. Invece noi qui stiamo affermando, e parlare di caffè significa parlare di questo, che i prodotti sono meglio se gustati nel luogo dove vengono prodotti, se l'identità di quel prodotto si mescola e si gusta con l'aria, con l'acqua, con i sapori e con la vita e i colori di una città straordinaria come Napoli. Oggi davvero è un bel giorno per chi ha deciso con coraggio di fare quell'associazione e per questa città.